Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, sono Maullo941 e oggi siamo tornati con Formula 1 2020. Come vi ho detto, dobbiamo completare questa prima stagione e proiettarci alla seconda, che spero ci porti a vincere il mondiale, e dobbiamo comunque portare frumento al nostro mulino. Non si dice così? Sì, forse si dice così. Quindi dobbiamo darci una mossa e completare questa prima stagione, che siamo ancora a metà stagione. Detto questo, signori, prima di partire il video io vi ricordo di iscrivervi al canale. Vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti e per il supporto che sta dando a questa serie, anche se faccio schifo come pilota, mi dispiace. E vi ricordo di seguirmi su Instagram, mi trovate come Maullo941, soprattutto perché tramite le stories vi informo su quando faccio le live, sia su questa piattaforma che sull'altra, e appunto per questo vi ricordo di seguirmi anche sull'altra piattaforma, quella viola. Detto questo, signori, come al solito io partirò, mi farò le prove libere off camera, ci rivediamo quando siamo pronti per scendere in campo, per scendere in pista per le qualifiche, signori. Ok, signori, siamo alle qualifiche. Le prove libere sono andate abbastanza bene, diciamo. Ho fatto vari punti, vari obiettivi, quindi abbiamo guadagnato tanti punti per poter sviluppare la macchina successivamente. Ci lanciamo nelle qualifiche e vediamo cosa succede, se riusciamo a fare delle buone qualifiche. Una piccola info che voglio darvi: mi sono un attimino pentito di essere preso Alesi come secondo pilota nello scorso video. Avrei preferito prendere Ghiotto, perché dite Ghiotto che forse era anche più scarso di Alesi, perché voglio fare una scuderia tutta italiana, signori. Quindi quando finirà il campionato, quando scadrà il contratto ad Alesi, lo andremo a sostituire con Ghiotto, così gli daremo anche a mangiare e diventerà un bello Ghiotto Ghiotto. Va bene, andiamo in pista, signori, concentrati. Devo riuscire a fare un buon tempo. Se parto troppo dietro è finita, signori, perché mi fa cacare questo Gran Premio. Decisamente sì, quindi devo cercare di fare un buon tempo per non partire troppo indietro, perché se partiamo troppo indietro è la fine. Dai così, macchinina, dai Maullo Racing, dai Maullo Racing, che dobbiamo tornare a guadagnare punti, a fare dei buoni gran premi, non possiamo stare sempre dietro a tutti. Dai macchinina, dai macchinina, dai macchinina, io credo in te, dai macchinina. No, 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 macchinina, mannaggia a te, ma porca, dai, non ci posso credere. Non ci posso credere, signori. Partiamo ultimi. Mi è partita la macchina in testa. È vero che c'ho il flashback, signori, ma in qualifica no. In qualifica no. In qualifica non ce li spariamo i flashback. Dai, mamma mia, che qualifica è buttata a quel paese. Qualifica è buttata a quel paese, signori. Dovremmo fare tutta una gara di risalita. E sarà difficilissimo se non impossibile. Sarà difficilissimo se non impossibile. Perfetto. Non mi era successo nemmeno una volta nelle libere, signori, di andare in testa coda. Nemmeno una volta. Quando mi va a succedere nelle qualifiche, perfetto. Qualifica buttata nel cesso, signori, per un errore stupido. Per un errore stupido. Partiamo ultimi. Perdiamo punti anche contro la rivalità. Mannaggia, mannaggia. Stavo andando bene. E va bene, e va bene. Tenteremo l'impresa, signori. Tenteremo l'impresa. Ah, una piccola cosa che non vi ho detto: che nelle libere il nostro ingegnere di pista Alex mi parlava in inglese. Non so cosa si sia fumato prima di questo weekend di gara, ma mi parlava in inglese. Ora io spero che la cosa si sia sistemata e che praticamente mi parli in italiano, perché dico, non sarebbe la cosa più carina del mondo sentirlo parlare in inglese. Già non lo capisco quando parla in italiano, pensate quando mi parla in inglese. After the points finish last race, let's aim to keep the momentum going. Questo mi continua a parlare in inglese. Ma che si è fumato, signori? Va bene, allora, concentrati. Partiamo ultimi. Proviamo l'impresa, signori. Proviamo l'impresa. Partiamo 22esimi. Dobbiamo riuscire a mangiarceli tutti subito. Subito alla prima curva. Alla prima curva, signori, succederà l'inferno. Non porteremo mai sana la macchina a casa, sicuro. Sicuro. No, 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 dai, levati, ma porca. Levatevi, levatevi. Bip 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 bip. Ci vado col... Dai dai dai, frena 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 frena. Buono, signori. Buono buono buono. Dove? Devo mettermi dietro con, signori. Devo mettermi dietro con. E dai, ma è lui che non si leva dalla cippa. Ma è lui che non si sposta. No no no, l'alettone no, signori. L'alettone no. L'alettone ti levi, ma dai. Questo mi sta... No 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 no, fermi tu. No 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 no, non ci sto, non ci sto, non ci sto. No 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 no, ripartiamo da qua. Belli tranquilli, carini e coccolosi. Non ci sto. Signori, stiamo facendo un buon gran premio. Dico, abbiamo perso una letta. Dai, ma...
Ma cos'è autoscontro? Ma perché poi... dico, poi se la prendono con me. Sono loro i primi che mi spingono tutto da destra a sinistra. Allora, abbiamo fatto un piccolo flashback. Abbiamo utilizzato un piccolo flashback, signori. Non abbiamo più l'alettone rotto, questa già è una gran cosa. E siamo decimi. Il miracolo, signori. Siamo decimi, siamo a punti. Siamo a punti, signori. Zitti, zitti, cacchio, cacchio. Siamo riusciti a risalire a punti. Riusciamo a recuperare su stroll, secondo voi? Ma perché questo mi parla in inglese? Che mi deconcentra? Dico, ma tutti quelli strani, io li dovevo prendere. Li ho presi al mercatino dell'usato, gli ingegneri. Invece di prendere quelli appena laureati, quelli pronti, li ho presi al mercatino dell'usato. Vabbè, non fa niente. Ci faremo andare bene anche l'ingegnere che mi parla in inglese. Stiamo calmi, stiamo calmi. Devo tenermelo vicino, devo tenermelo vicino, signori. Che ora ci spariamo tutte cose. Ci spariamo l'ERS, ci spariamo tutte cose. Me lo riprendo, Stroll, signori, me lo riprendo. Bottas ha fatto il giro più veloce, io mi sparo subito l'Hertz, quello che è. Dai così, dai così, dai così. Siamo fra i primi 10. Dai, ma grande, ma l'hai scoperto da solo che siamo fra i primi 10. Dai, 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 calma, 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 calma. Teniamocelo vicino, teniamocelo vicino. Dai, 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 dai così, siamo decimi. Stiamo facendo una buonissima gara, signori. Partiti ultimi, ricordo. Il miracolo in Ungheria. Dai così, se riuscissimo a fare un sorpasso pulito... un sorpasso pulito e guadagnare un'altra posizione. L'importante era mettere dietro con, signori. Così la rivalità ce la iniziamo a portare a casa, bella tranquilla. Ok, we're reaching a danger point with the wear on the MGUH. Overheating the engine will exacerbate the issue, so keep the temps under control. Perché ho paura che non mi stia dando buone notizie, signori? Qualcuno mi consola? Secondo me non mi sta dando per niente buone notizie, però... lo devo tenere, che c'è da fare? No, se n'è andato Stroll, mannaggia, ho sbagliato due manovre, ho sbagliato. Stroll se n'è andato, mannaggia a lui. Mannaggia a lui, proprio ora che dal prossimo giro posso utilizzare l'ERS. Il DRS, lì, quello che cavolo è. Dai, 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 che mi riavvicino, dai che mi riavvicino, dai che mi riavvicino, Stroll. Ti ho nell'obiettivo, sei nel mio obiettivo, Stroll. Sono il tuo impostore. Te butto, è più probabile che te butto da fuori che tu mi scappi. Dai così, dai così, dai così, dai così, macchinina. Dai così, il DRS c'è. Dai, 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 che a questo giro ci avviciniamo. Dai che a questa frenata ci avviciniamo di brutto. Dai, 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 così, dai così, dai così, dai così. Apri, 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 apri tutto, apri tutto. Dai, qua lo potevo utilizzare il DRS. Mi boicotto, il gioco mi sta boicottando. Non vuole farmi guadagnare un'altra posizione. Ma io ti piglio, Stroll. Mo ti piglio, Stroll. Se ti dico che te piglio, te piglio. Se ti dico che te piglio, te piglio. Dai così, signori. Combattuta, combattuta questa gara. Siamo andati un poco fuori pista, ma non frega niente a nessuno. Dai, 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 dai. Tienilo lì, che la prossima frenata giusta me lo prendo. Dai, 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 mannaggia. Lì la potevo tagliare la curva. Sto andando un po' per i campi, signori. Sì, e Stroll se n'è andato decisamente. Questa parte centrale Stroll mi guadagna come se non ci fosse un domani. Questa parte ci se n'è andato, signori. Ma ha guadagnato 2 secondi in 3 curve. Ma di che stiamo parlando? Cioè, gioco buggato terribilmente. Cioè, un gioco buggato terribilmente. Dai, ma ha guadagnato 2 secondi in 3 curve. Solo perché sono andato un attimo per campagne. Ma mi sembra un po' esagerata la cosa. Ai, ai, muretto. Dai, 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 così. Dai, così. Accelera, accelera, macchinina. Accelera, macchinina. Dai, 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 dai. 2 secondi, mi ha rifilato 2 secondi in meno di mezzo giro. In 3 curve me li ha rifilati. Siamo al penultimo giro, signori. Zitti, zitti, che siamo decimi. Mi starebbe bene anche così, signori. Partiti 22esimi, ricordo. Impresa in Ungheria. Già c'ho il titolo di questo video. L'impresa in Ungheria. Va bene così, va bene così. Difendiamo il nostro bellissimo posto. E non ci preoccupiamo degli altri. A cui è arrivato a un certo punto. Basta, basta rischiare. Ma che vuole? Ma continua a parlare. Non ha mai parlato tanto in tutti i Gran Premi, signori. Si è svegliato ora. Si è svegliato. No, sono andato un attimo a fragole. Ok, stiamo calmi. Non ha mai parlato tanto in tutti i Gran Premi che ci sono stati finora. Questo, ora che si è imparato l'inglese, sta a parlare tutto il tempo. Va bene. Dettagli. Allora, abbiamo utilizzato un flashback, ma dico, ma perché mi stavano a spigne sotto in maniera terribile? Cioè, mi hanno distrutto un alettone
e mi hanno buttato fuori pista senza che io abbia fatto niente. Quindi un flashback utilizzato, ma per ovvie ragioni, signori. È vero e verità, non l'ho utilizzato in qualifica perché voglio essere corretto, ma fammi prendere a buffonate, dico anche no. Dai. Ultimo giro, signori. Ultimo giro, portiamoci a casa il nostro punticino, che è importantissimo. Stroll ci ha dato altri 2 secondi. Va bene, va bene. Io non so, forse c'hanno il NOS come Toretto in Fast and Furious. Cioè io pure ce l'ho il pulsante per andare più veloce, ovvero l'RS lì, quello che è, la modalità sorpasso. Ma loro ci avranno la bomba infinita. Cioè è assurdo che mi ha dato 2 secondi così in maniera violenta. Però va bene, non ci lamentiamo, non ci lamentiamo, non ci lamentiamo. Prima o poi saremo anche noi là davanti, signori. Intanto questo mi si è accesa la spia della benzina. Spero non mi finisca la benzina negli ultimi metri di gara, perché dico, potrei insultare tutti. Quindi vediamo di completare il giro e portarci a casa questo punticino, che è prezioso come non so che cosa. Tra l'altro la macchina la stiamo portando a casa anche sana, quindi ci entreranno i soldi. Continua a parlare. Va bene, contento lui, e si è svegliato bene stamattina. Si è svegliato bene, conosce l'inglese e parla. Signori, l'abbiamo portata a casa. A meno che non mi piglio quest'ultimo retto in faccia. No, ce l'abbiamo fatta, l'abbiamo portata a casa, signori. Un punticino per la gloria. La Maulo Racing se lo porta a casa partendo 22esimi. Tanta roba, signori, tanta roba. Bello così, bello così. L'impresa, impresa in Ungheria. Pilota del giorno. Dai così, dai così. Buono, dov'è Giorgia? Datemi Giorgia. Datemi Giorgia, che ho voglia di rispondere alle sue domande. Chi se ne frega di questi che festeggiano? Voglio Giorgia. Signore, classifica. Bella così. Papa Maullo, decimo da 22esimo. Un punticino portato a casa. E Alessi è arrivato 20esimo. Partiva 19esimo. Giustamente ha perso la posizione nei nostri confronti. Però va bene. Ocon è arrivato 13esimo. Quindi vinciamo la sfida di oggi. Vediamo un attimino la classifica. Vede Bottas prima 263. Hamilton 256. Noi siamo ottavi a 43 punti. Zitti zitti. Siamo dietro Perez. Potremmo riuscire a prendere da qua a fine campionato. Ci proveremo, ci proveremo. Oh, Giorgina. Ah, sono contento, sono contento. A te è piaciuto il mio gran premio? Il pacchetto, la Pavioretti è fantastica. La Pavioretti è fantastica. La resistenza è fantastica. La resistenza è fantastica. È andato tutto bene, è andato tutto bene. Se tu mi dai anche il tuo numero di telefono. Il telaio è formidabile. Abbiamo fatto delle ruffianate terribili nei confronti di tutto il pacchetto della squadra, tutti gli operai della squadra. Però Giorgia ancora non mi dà il numero di telefono. Va bene, da qua a fine stagione riusciremo a farci dare il numero di telefono da Giorgio, signori, ve lo prometto. Allora, vediamo un attimino qui la rivalità. Ok, 2-4 punti per noi, 2 per Ocon. 20 a 14 con 3 gare alla fine. Buono, buono, buono. Tanta roba, tanta roba. Mamma che brutto con. La macchinina qui sale. Ok, noi stiamo raggiungendo il livello 7. Alessi è fermo a livello 5. La macchina sta per raggiungere il livello 10. Speriamo di raggiungerlo il prima possibile, perché con il 10 ci si sblocca il terzo sponsor. E dico, potremmo ottenere molti più soldoni. Arriva top 12 durante la gara. Meno male. Ci siamo arrivati a pelo praticamente. Però va bene così, va bene così. Dai così, tanti bei soldini in saccoccia. Va bene signori, allora detto questo io vi ringrazio di aver guardato questo video. Vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti e per il supporto. Vi ricordo di iscrivervi al canale e di seguirmi sui social. Detto questo, noi ci vediamo in un prossimo video. Bella raga, ciao.